Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Coromon, questa serie che sto portando come walkthrough in blindrun dall'inizio alla fine di questo clone di Pokémon che in realtà sembra anche molto più interessante di Pokémon. Bene, eravamo in questa caverna, no? In questa grotta, diamo un'occhiata al mondo, la grotta fragorosa sull'isola di Donar, in cui dovevamo andare a soccorrere Thomas. Credo che siamo più o meno alla fine di questo dungeon e siamo però davvero messi male. Vi ricordo che abbiamo dei Coromon. Tre di loro sono andati KO, di cui uno molto forte. Altri a cui dovremo dare per forza delle torte, altrimenti da qui non usciremo mai. Ecco fatto. Ricarichiamoli per bene, perché è indispensabile. Poi io ho dato il condivido esperienza nel frattempo a Buzzlet, così che possa salire un po' di livello. Ed ora proviamo a continuare in questo dungeon. Ecco un altro Coromon. Oh, due. Ok. Graffio su questo che è il 9. Togliamocelo subito dalle palle. Vi ricordo che Graffio è una mossa squarcio, di tipo squarcio, e che quindi è super efficace contro i Coromon di tipo elettro. Questo ci abbassa la velocità, se non sbaglio. No, la precisione è diminuita di molto. Speriamo che questo graffio vada a segno. No, dannazione. Posa carina, ok. La difesa fisica è diminuita. Per favore, fammi questo graffio. Grazie. Perfetto. Ed anche questo Lumon se n'è andato. Senza aver perso nessuna vita. Nessun HP. Ok, proseguiamo da questa parte. Un'altra allenatrice. Però qui mi sa che c'è uno strumento nascosto, infatti. 350 di oro che non si buttano via. Vai. Lavoro nella torre energetica. Durante le pause mi piace scendere qua giù e sfidare degli altri ricercatori duellanti. Che fortuna, sono proprio in pausa ora. Che fortuna, infatti. Allora. Ok, perfetto. Contro Fiddly useremo morso gelato. Super efficace. E addio. Pure colpo critico. Buono. Nel frattempo vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di Coromon e della serie che sto portando, se avete anche suggerimenti, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, ovviamente. Allora, andiamo così. Houndus. Houndus è un problema. Resiste all'acqua. Però riceve danni da squarcio, quindi faremo graffio. Ok, ci sta che non l'abbiamo ucciso perché leccata elettrica diminuisce la velocità, sì. Perché ci ha diminuito di uno l'attacco e è stato anche paralizzato. Va bene. Colpo rapido, ok. Graffio, perfetto. Livello 20 per Aroara, che è l'evoluzione del nostro starter, e livello 12 per Buzzlet. Ottimo. Non è granché come pausa se a venire sconfitto sono io, però. Sì, effettivamente. Dai, vediamo di trovare questo Thomas. La pausa è quasi finita, forse dovrei tornare a lavorare. Beh, forse dovresti, sì. Volevo vedere se c'era uno strumento invisibile lì, ma niente, sono apparsi dei Moffel. Mi servirebbe una mossa di tipo acqua un po' più interessante, sinceramente. Però forse vendetta dovrebbe bastare. Ah, è vero che è paralizzato. Scippo d'oro. No, mi ruba l'oro. Fuga. Fuga immediatamente. No, 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 fuga. Tu sei pazzo. L'oro serve tantissimo. Abbiamo scoperto nella scorsa puntata che l'oro, Spinner Sabbia, serve a potenziare i Coromon, letteralmente, a cambiare la loro abilità. Oh, sala fusibili, finalmente siamo arrivati. Ma che materiale abbiamo usato per costruire questa porta? C'è nessuno lì dentro? Thomas, sei tu? Ma sì, sono io. Tu devi essere il ricercatore duellante mandato da Nicola. Finalmente, una faccia amica.
Devi aiutarmi a uscire da questa stanza. L'unico problema è che ho dovuto rompere il quadro elettrico per liberarmi dai miei inseguitori. Dobbiamo attivare la modalità di emergenza del quadro elettrico. Possiamo farlo, sovraccaricandolo con un voltaggio abbastanza alto. Il quadro elettrico dovrebbe trovarsi alla tua sinistra. Riesci a vederlo? Certo. Ci serve per forza un Coromon con un attacco di tipo elettrico. Se lo facessi tu, potresti prendere una brutta scossa. Ecco, ti passo qualche spinner di tipo elettrico da sotto la porta. Puoi usarli per aumentare le possibilità di catturare i Coromon di tipo elettrico. Buono. Ti prego, tirami fuori da qui. Hai raggiunto il tuo primo checkpoint. Questo significa che puoi viaggiare rapidamente tra l'entrata e il checkpoint lasciando questa stanza. Tieni d'occhio gli indicatori del checkpoint raggiunto. Ah. Posso viaggiare rapidamente? Come esattamente da qui? Vediamo, un secondo. Intanto prendiamo questo strumento che è una torta. PS. Poi, qui cosa c'è? Nulla. Da questa parte invece non possiamo uscire, eh? Ok, bloccata. Allora, posso uscire quindi dal... Non ho capito come si fa a viaggiare, però. A viaggiare in maniera rapida da qui a fuori. Usiamo comunque, provare a sovraccaricare il quadro elettrico, sì. Appare quadro elettrico, ok. Mi serve un attacco di tipo elettro, che in realtà io avrei. Avrei Buzzlet con scarica. Ma devo fuggire. Io vorrei tornare effettivamente. Può raggiungere immediatamente l'entrata. Ah, ok, perfetto, sì. Ok, andiamo a curare i nostri Coromon. No, non qui, ma al campo addestramento. Poi ritira Coromon. E ci dobbiamo prendere Eiichi. Lui ha un attacco di tipo elettrico. E sarebbe anche interessante da allenare in realtà. Scambiamolo con. Fiddle è potentissimo, me lo tiro su. Digimon mi serve. Potremmo scambiarlo con Gildwing. O addirittura con Buzzlet. Se no, facciamo così: lasciamo il Buzzlet. E proviamo a vedere se l'attacco funziona. Perché l'attacco di Buzzlet è di tipo elettrico ma non fa danno, serve solo a paralizzare. Quindi vediamo se funziona quello. Mettiamolo come primo Pokémon. Ed ora dovrebbe chiederci se vogliamo tornare subito alla sala fusibili, infatti. Perfetto. Sì. Sovraccarichiamo il quadro elettrico. Va bene. La battaglia col quadro elettrico è un po' buffa. Però vai, Taser. È rimasto paralizzato. È paralizzato e non può muoversi. Non va bene. No, non va bene. Allora, devo usare Eiichi. Ok, per forza. Quindi ritorniamo al centro Pokémon. Vuoi raggiungere immediatamente l'entrata? Sì. Lo cambio e torno qui, non vi faccio vedere, taglio subito. Rieccoci tornati nella sala dei fusibili e andiamo. Ho preso Eiichi. Eccolo. E andiamo con scarica elettrica. Sì, continua pure. Usiamo pace interiore e potenziamoci l'attacco. Tiriamocelo su di un bel po' di volte, va? Tanto l'avversario non attaccherà, si ricarica semplicemente la vita. Voglio vedere quanto danno posso fargli. Voglio disintegrarlo, questo tipo. Questo quadro elettrico. E sì, continua a usare ricarica rapida. Vai, ancora pace interiore. Ora siamo a 3. Va bene.
C'è modo di vedere tra l'altro a quanto siamo come potenza? No, ok, ho fatto. Non volevo farlo. C'è un modo di vedere, forse da qui. Sì, ok, ecco qua. Le nostre appunto modifiche alle statistiche. Arriviamo al massimo, voglio vedere che danno può fare. Quindi facciamolo altre due volte. Ecco lui che continua a curarsi, va bene. Vai, un'altra volta. Ed ora l'ultima. Chissà se prende anche punti esperienza, il buon Eci. E se vogliamo aumentare di nuovo, cosa ci dice? Perché ora siamo al massimo, no? No? Vediamo cosa ci dice. Ok, va bene. Era la mia curiosità. Quando sono in blind non mi piace fare queste cose. Per vedere appunto cosa accade. Avete visto quanto è più potente? Due scariche e ce lo tiriamo giù. Addio. 750 punti esperienza. Bene, sali un po' di livello, va. Ha risvegliato il suo potenziale, attacco speciale. Difesa fisica non la tireremo su. Velocità e attacco speciale, vai. Infatti l'attacco speciale va su di 2. La velocità no, purtroppo. Ok. Mi hai liberato e tutta la mia gratitudine. Stare in una stanza così piccola è terribile per me che soffro di claustrofobia. Per fortuna che adesso la mia invenzione, Localize Essence, è al sicuro. Non potrà più cadere tra le sporche manacce di quei brutti ceffi. Non possiamo dare per scontato che se ne siano andati del tutto, comunque. Hai detto di chiamarti Glacial, giusto? Sembri un giovane Atlante. Aitante. Ti dispiace di accompagnarmi al laboratorio? Sta tranquillo. Ci penso io a tirarci fuori da qui tutti interi. Grandioso, ma c'è un problema. Quelli credono che io abbia il Localize Essence, quindi è meglio se per ora lo nascondi nel tuo zaino. Ok? Bene, andiamo via. Ora io voglio però vedere questa parte un attimo. Allora, mettiamoci davanti lui, Fiddly. Nel caso in cui comparissero dei Pokémon selvatici. Recuperiamo un po' di strumenti qui e scendiamo. Qui sotto cosa c'è? Ah, strumentino. Ok, Lumon. Lumon che morirà malamente. Addio. L'infame di un Lumon che è molto veloce. O più che altro il mio Pokémon è molto lento, il mio Fiddly. Però ora a livello 20. E Acy a livello 11. E qui non sembrano esserci altri strumenti. Ammazza ragazzi. Buzzle, vediamo se possiamo catturarlo questo, eh. Usiamo sopportazione. Cos'è che faceva di preciso? Ah, ok, non, niente di che. Usiamo spruzzi. Non dovrebbe ucciderlo. Non dovrebbe fargli quasi niente in realtà. Ok, ci paralizza, va bene. Andiamo di provare a catturarlo. Buono. Rafforzatore non ci interessa. Squadra. Oggetti. Spinner, vai. Sarà una cattura, immagino questa. Non penso che fuggirà. Sì, diamo un'occhiata al sommario. Standard 8, niente. Fa cagare pure lui. Niente. Guarda, a questo punto non liberiamo, cioè teniamolo e mandiamolo comunque al box. Non diamo il soprannome e invia il deposito. Ok. Strumentino qui, torta combo, perfetto. Qui niente. Qui ci eravamo già stati.
un armadio. No. Niente di che. Contro armadio, volendo, possiamo addirittura fare una tenaglia furiosa e ucciderlo. Via. Perfetto. Usciamo dalla caverna. Ricordiamoci che abbiamo il Lunar Pup da catturare là, eh. Nella caverna. Ricordiamoci quello. Andiamo a curarci velocemente i Coromon e poi andiamo al laboratorio. Vai. Teniamoci AC al posto di. Al posto dell'insettino lì che. Buzz coso. Che mi sembra molto più interessante. Attenzione. Matichan. Bene bene, che abbiamo qui? Thomas, ti stavo aspettando. Oh, ma sono blu questi qui. Ma che diavolo? E voi chi siete? Meno sai di noi, meglio per te. Il localizza essenze. Daccelo subito, Thomas. Sì, credo sia meglio per te consegnarci immediatamente il lettore. Più aspetti, più persone si faranno male a causa del nostro piccolo esperimento. Non mi piegherò alle vostre ridicole richieste. Il localizza essenze è stato creato per essere un oggetto di ricerca scientifica. Forse. Eppure è precisamente ciò di cui noi abbiamo bisogno per completare la nostra missione. Ho fatto in modo che non ci possiate mai mettere sopra le vostre manacce. L'ho nascosto in un posto buio e profondo. Un posto che non riuscirete mai a trovare. Oh, ne sei sicuro? Questo sta scrivendo sta parlando al contrario. Che patetico alieno. Fanto. Fanto. Va bene. Usare lì il nostro asso nella manica. Usalo, ok. Queste forme di vita dovrebbero essere in grado di sopravvivere al nostro elemento, ma è la nostra ultima cartuccia. Ok. Roller, fallo. Nessun problema, boss. Fare cosa? Questo per il futuro dei buboniani? Attenzione. Cosa? Cosa avete fatto, Thomas? Come ridono? Non faremo del male, Thomas, fin tanto che ci aiuta a trovare quello che stiamo cercando. Il futuro dei. Tutto è nelle nostre mani. Dobbiamo sbrigarci. Interessante sta cosa, non vi lascerò andare via senza lottare. Non credo che tu abbia il lusso di preoccuparti di noi, sciocco. Preoccupati del laboratorio, invece. Il nostro soggetto di prova sembra faticare ad adattarsi al suo nuovo elemento. O in altre parole, il futuro inevitabile. Se vuoi minimizzare i danni, ti suggerisco di correre dentro. Ok, andiamo subito. Interessante questa svolta nella storia, non me l'aspettavo minimamente. Finalmente soccorsi! Un'orribile creatura sta distruggendo il laboratorio! Guarda quanti danni quella cosa! Ha evocato una specie di mini buco nero! Non ho mai visto un Coromon come quello in tutta la mia vita! Glacial, la tua squadra è forte, no? Quel mostro sta ancora sfasciando tutto ciò che si trova nel laboratorio! Per favore, prova a domarlo! Farò del mio meglio! Ok, parte subito la lotta? Sì, non posso controllarlo. Lumon, che è un Lumon molto particolare. Inizia a piovere, vorrei catturarlo in realtà. Quindi userò spruzzi. Interruzione. Come scusa? L'attacco speciale è diminuito di molto. Con un graffio però ho paura che lo sciotti. Quindi usiamo ancora uno spruzzi e vabbè, fa niente, lasciamolo morire, ok?
Non avrei attaccato comunque per primo. Allora. È possibile paralizzarlo, però non ho più il mio buzz coso. Mandiamo Digmo. Lui è debole? Ah, non si sa. Ok. Usiamo artigli subdoli. Che non è molto efficace, va bene. Lui ci paralizza. Usiamo di nuovo artigli subdoli. Allumon fa un pisolino. Ok. Ma posso catturarlo almeno questo? Perché sto facendo tutto ciò per poterlo catturare. Colpito 2 volte. Ok, l'ho portato. Ah, una ferita aperta. Cacchio, devo catturarlo subito allora. Lui è di tipo elettro, quindi usiamo lo spinner statico. Ah, ok, non posso catturarlo, devo semplicemente batterlo, ma allora è un gioco da ragazzi. Va bene. Vai. Graffio. Aggiramento. Attacco fisico diminuito notevolmente e attacco speciale diminuito notevolmente. Ok. Scarica elettrica. È durata tantissimo questa lotta, poteva durare mezzo secondo con un graffio del granchio. Perché pensavo di poterlo catturare, invece no. È andato via, oh, grazie al cielo, che sollievo. Glacial, meno male che sei arrivato al momento giusto. L'hai fatto scappare prima che potessi fare del male ai nostri Buzzlet. Thomas, sei riuscito a trovare il mio caro Thomas? Sta aspettando qui fuori? Beh, a proposito, quelli che hanno attaccato il laboratorio a quanto pare stavano cercando il localizzessenze. E Thomas si è rifiutato di darglielo, così loro hanno preso Thomas invece. Niente. Si è scatenato un mostro nel mio laboratorio. Poi rapiscono il mio Thomas. Oh, non posso. Io ho solo bisogno di un momento. Poverino, guarda come piange. Che disdetta. Pensa, Nicola, pensa. Bisogna dire subito. Dove potrebbero aver portato Thomas? Perché qualcuno dovrebbe volere il localizzessenze? L'essenza titanica! E se rubassero anche loro l'essenza titanica? Dobbiamo attivare subito le misure di sicurezza della torre energetica. Laggiù, speriamo di essere ancora in tempo. Dobbiamo preservare la sicurezza del Vault Guard subito. Glacial, te la senti di affrontare questo compito? Puoi controllare la parte superiore della torre energetica? Certo, ci vado subito. Fai attenzione però. Thomas spesso tornava ammaccato dalle sue spedizioni. Non ti preoccupare, ho questo. Ok. A questo punto possiamo. Guarda, tutto distrutto qui. Curare il nostro Coromon che è stato brutalmente ucciso da quel Lumon. E andare alla torre. Vamos. Magari potremmo anche toglierci il cappello, che dite? Ah, conquiste, va bene. E il cappello ce lo togliamo. Oggetti, vestiario, cappello da minatore, disabilità, grazie. E rimettiamoci il giro blu al posto del camice da laboratorio. Ecco fatto, siamo di nuovo noi. Davanti abbiamo Fiddly, che va più che bene. Se no potremmo mettere Guildwing per allenarlo un po'. Ed ora andiamo alla torre. Eccoci qui. Questa parte l'avevamo già esplorata, quindi andiamo dritti come un treno. Torre energetica. Ok. Non sembrano esserci strumenti qui, però qui sì. Porta PS. Questa è la tazza di caffè solita. Non si apre però qui. Ora sì. Deve esserci sono degli strumenti nascosti? No. Allora, entriamo prima qui sopra. Prendiamo questo strumento. Porta PS, perfetto. Poi attiviamo lo switch.
Ah, qui sotto potevo andare, l'ho visto. Porta PS, ottimo. Attiviamo quest'altro switch. Qui dentro non c'è niente, davvero? Ok, switch. Anche qui non sembra esserci nulla se non un allenatore. Ehi, hey, un'altra cavia. Ok. Avranno Pokémon tipo elettro loro. Ma Butterbeat. È vero che devo andare a prendermi Butterbeat, mi ero dimenticato di questo. Lui, veleno, ok. Usiamo folata. Pugno propulsore, va bene. Però che palle. Un altro pugno propulsore. Fa così poco? Davvero? Cioè, è un Gildwing potente e fa così poco? Ad un Butterbeat, beh, anche del suo stesso livello, per carità. Però, boh, mi sembra un po' strano. Lampyra. Mai visto questo? È un'evoluzione? Potrebbe essere un'evoluzione. Sabbia e squarcio. Vai. Ah, scarica elettrica. Addio, Gildwing. Userò. Scarica elettrica e sabbia. Userò Digmow. Palla di sabbia. Multisciame, va bene. Ci abbassa la precisione, mi sembra. Sì. Però gli cade comunque in testa una palla di sabbia, che gli fa abbastanza male. E Gildwing a livello 16. Ash a livello 12, ottimo. È stato istruttivo. Ok, io ora però taglio un attimo, vado a prendere Butterbeat per prendere più soldi dagli allenatori e torno qui subito. Eccoci di nuovo qui alla torre energetica e proseguiamo. Allora, non c'era niente da switchare qui dentro, sì, appunto una P. Ecco fatto. Almeno, sì, quella che sembra una P minuscola. E qui possiamo sfidare un'altra allenatrice. Spostarsi con tutte queste porte è stressante. Qualunque cosa pur di distrarmi. Ok. Digmow. O meglio, Tiroga. Acqua e vento. Ok. Noi useremo la nostra palla di sabbia. Cosa carina. Ok. Palla di sabbia. Ho preso Butterbeat e gli ho dato il condivido esperienza. Infatti, vedete, sta prendendo esperienza lui. Butterbeat, eccolo appunto. Overclock. Ok. Questa non ci voleva. Usiamo artigli subdoli. Questo mi farà male. Molto male. E abbiamo un colpo rapido, no. Oh, che culo. Attacchiamo prima noi, buono. Butterbeat a 13. Ha risvegliato parte del suo potenziale. E tiriamogli sull'attacco speciale, che devo dirti. La velocità e un po' di difesa fisica. Vai. Taddle. Ok. Proviamo ad usare Scippo. Va bene, stoicismo. Cosa ti aumenti? La difesa speciale. 234, buono. Usiamo Scippo un'altra volta. Va bene. Sì, qua prendiamo un botto di soldi. Vai, Scippo di nuovo. E sì, continua pure ad usare stoicismo. Ottimo. Ora cambiamo Pokémon e mandiamo Aroara. Con morso gelato.
Non ci fa nulla con Fanghiglia. E si aumenta la precisione, tra l'altro. Morso gelato, e addio. Perfetto. Cerchiamo di prendere più soldi possibile, eh. Queste porte fanno tutte parte di un sistema di sicurezza che impedisce a tutti, tranne che ai migliori, di raggiungere la vetta. È una specie di prova di abilità. Ok. Andiamo. Checkpoint raggiunto. Bene, possiamo andare direttamente al secondo piano. Ottimo. Strumentino? Nope. Neanche qui. Qui sì. Perfetto. Possiamo passare di qua, no? Dobbiamo per forza attivare una leva. Qui sotto. Aspettate però, perché di sotto potrebbe esserci uno strumento invisibile. Uno strumento nascosto che io non ho controllato prima qui. Infatti. Frutto giuba. Ok. A questo punto attiviamo la leva. Attiviamo quest'altra. È tutto abbastanza semplice per adesso, eh. Qui non c'è nulla. Levetta. Che mi ha sbloccato. Questa? No. Scusami, è la C cosa mi ha sbloccato? Esattamente. Ecco, appena detto tutto abbastanza semplice per ora, mi sono perso. Ah, lì sotto, ok. Quindi devo risbloccare la F. Ecco fatto. Qui non c'è nulla. Ora che ho sbloccato la F, devo sbloccare la I per prendere la C. La G volevo dire. Ah no, la C, la I devo sbloccare ora. La I è di qui, quindi mi serve la F. Vai. Deve essere giusto come quello che ho capito, eh. Ok, ed ora sblocco di nuovo la F. Perfetto. E qui si è aperta. Ok. Spinner Nanna. Bene. Diamo un'occhiata ai nostri Coromon. Direi di curare con una torta PS il nostro Digimon. E magari dargli anche un frutto. Non sarebbe male. Un frutto giuba. Dai. Ok. E da qui possiamo attivare la C e sbloccare l'altra porta. Altra allenatrice, pronti? Vai. I miei colleghi mi hanno chiuso qui dentro per farmi uno scherzo. Come faccio ad uscire? Ma no, ma che cattivi. Nonnismo, is possible? Patterbit, ok. Con Overclock però Patterbilt è un problema, bisogna eliminarlo subito. Palla di sabbia. Colpo. Prende un botto di attacco con Overclock quello, quindi va eliminato immediatamente. Non ci mettiamo a fare scippo con lui. Appunto. Frutto giuba. E graffio. Pugno propulsore. Non tentennare, bravo. Chi è questo? Ah, Mubi, ok. Contro di lui invece potremmo provare a usare un po' di scippo, eh. Andiamo a curarci. Prima di tutto. Palla sabbia, non dovrebbe farci nulla, esatto. E scippo 162, che non è tantissimo, ma va bene comunque. Scippo. Ci prendiamo comunque quasi 500 d'oro, facendo questi tre scippi. 500 non sono male. Ecco fatto. Per la precisione 400, 488. 486, scusatemi. Allora, contro di lui ora proviamo con arti di subdoli.
però non è molto efficace. Dobbiamo provare a fargli. Dobbiamo cambiare Pokémon, dai, non c'è niente da fare. Cambiamo Coromon e mandiamo Fiddly. Si è potenziato di parecchio la difesa, ma Fiddly è un attacco che non ha alcun senso. Palla di sabbia. Cioè, con Tenaglia Furiosa, vedete quanto male gli fa. Con più 3 di difesa. Appunto. Ok. Turmentino, frammento di fenice. Torta PS e torta PE. Attiviamo questo. Ed ora per uscire dobbiamo attivare di nuovo la C. Ok, e possiamo andare da questa parte, dove abbiamo un'altra allenatrice, immagino. Ok, però abbiamo anche delle conquiste da fare. Ok, e roba da prendermi. Ha riscattato il tuo bonus promozionale, ok. Torta combo M. Tra l'altro, prima mi ero preso anche questo, che non ho idea di cosa faccia, però. Andiamo a dare un'occhiata. Questa essenza particolare non sarà negli spinner. Sarà qui dentro. Quell'essenza, no? Qui? Ecco qua, essenza potente, appunto. Attrae Coromon dal potenziale più alto e attira il doppio dei soliti Coromon per 6 minuti. Particolare, interessante. Salve. Il mio collega dovrebbe già essere qui. Mi sta venendo fame. Forse si è perso? Vabbè, mi batterò con te per passare il tempo. Ok, Diane, o meglio Dian. Contro Houndus potrei provare a fare un po' di scippo. A parte che infatti ha solo quello. No, ho troppi pochi soldi, non ne vale la pena. Palla di sabbia. È molto efficace, ma non è comunque morto. Graffio. Visione spaventosa. Oddio il suono, spaventoso davvero. Ok, addio. Livello 21 per Digmo. Ha sbloccato concentrazione. Incrementa la probabilità di colpi critici. Beh, no. No. Butterbeat al 14, ottimo. E continuiamo a prendere più soldi grazie a Butterbeat. Mossa istantanea morso, davvero? Ma posso usarla quante volte voglio questa mossa istantanea? Dammi un'occhiata, eh? Ora è il momento proprio di usarlo. Mosse istantanee, dov'è che sono? Oggetti posseduti? Nope. Qui? Nemmeno. Qua. Mossa istantanea, infatti. Foschia, colpo tattico, miccia. Crepuscolo fittizio, agilità, furia, morso. Morso velenoso addirittura abbiamo. Usa. E non è per uno, quindi in teoria possiamo usarla quante volte vogliamo. Solo che non ci dà modo di capire chi può apprenderlo. Morso per me potrebbe prenderlo Fiddly? No. Digmo? Sì. Ok, Digmo può insegnare. Può imparare morsa. Ah, è morsa, non morso. È morsa. Ok, no, beh, allora non mi interessa. Morso velenoso invece mi interessa invece. Strumento non utilizzabile detto Coromon. Ah, perfetto, te lo dice perlomeno. Questo anche. Furia lo può imparare qualcuno? Ma io direi di farlo imparare a tutti, no? Cioè, non è una cosa che. Su di lei è inutile. Lui conosce già questa mossa, su di lei potrebbe essere utile. Cioè, non c'è un limite di mosse che può imparare un Coromon, vero? Spero. Perché sto insegnando tutti Furia ora. In caso magari mi fermo qui. Meglio non fare troppe cavolate. Ok, siamo pronti per proseguire in questa torre. Strumentino. Frammento di fenice, niente male. Qui abbiamo una A da switchare, va bene. Andiamo prima qui dentro. E abbiamo una J. Noi switchando la J si apre. Si chiude quella porta lì. Ok.
Quindi immagino che prima dobbiamo far così. Abbiamo switchato la J. E la porta lì si è chiusa. Aprendola ora. Ok. Qui abbiamo uno strumentino. Sto andando un po' a casaccio ora, eh? Non so minimamente quello che sto facendo in questo momento. Pronto? Ok. Salve. Ho appena iniziato a lavorare qui per la Luxolis. E già mi sono perso di nuovo. Poverino. Quattro Pokémon a lui. Inizio ad avere il dubbio che... cioè, prendi più soldi se... hanno più Pokémon, vediamo, eh. Sì, immagino che sia così. Quella di prima aveva un Coromon. Avrà bisogno di maggiori PE per usare le mosse. Beh, zero è sempre zero, però. Sì, qua prendo praticamente 963 gold in 3 turni. E si è pure confuso lui. Sì, ma ora lo sostituisco, eh. Non abbiamo mosse super efficaci contro di lui. A questo punto mandiamo... No, oggetto, squadra. Mandiamo... Araora. Dannato con ombreggiatore. E usiamo morso gelato. Ok, buono. Buono, buonissimo, anzi. Mino. Contro Mino. Zampillo. Però non lo uccide Zampillo. Usiamo Graffio. Non ha senso sprecare 6 punti di potenza. Ok, gli ho rubato un frutto. Meglio così. Slitherpin. Morso gelato. Pungiglione velenoso mi avvelena? No, fortunatamente. Graffio. Livello 21. E potenziale, perfetto. Attacco fisico, PS. E mettiamo anche un po' di PE. Bitterbit al 14. Reset totale. Ritorno alle impostazioni predefinite ripristinando tutte le modifiche alle statistiche dell'utente. Ok. Shimshell. Ok. Sarà di tipo acqua, sì. Quindi morso gelato. Addio Shimshell. Ah no, ha molta difesa, eh. Sorpresa luccicante. Cosa fa? Ah, non potrà abbandonare il campo di battaglia, vabbè, non mi interessa abbandonare il campo di battaglia in questo momento, mi basta farti un graffio. Perfetto. E ho perso di nuovo, mi spiace. Ok, continuiamo. Qui non ci sono strumenti invisibili, strumentopoli, niente. Però c'è una H da attivare, attiviamola. Passiamo da questa parte. Strumentopolo qui. Qui no. Qui abbiamo solo una K da attivare. Ok, si è chiuso qualcosa e si è aperto da qualche altra parte un'altra cosa, sicuro. Esatto, qui. Qui a cui ora però devo attivare una J. Quindi torniamo là, attiviamo la J. Attiviamo la A. E attiviamo la J qui dentro. Ok, qui strumentopoli, nada, niente, nemmeno qui, nemmeno qui, e allenatrice o allenatore, sembra di avere una barbetta, e scatta, ah sono anche salito di livello, aspetta, tac, e scatta questi spinner sorpresa, buono, e poi andiamo nei Pokémon, ah lui è confuso.
Però dovrebbe comunque riuscire a usare la sua abilità. Hai sentito cosa è successo, Thomas? Dobbiamo allenarci e tenerci pronti. Oh, finalmente qualcuno dice qualcosa di sensato. Harry. Mino. Vai con Scippo d'Oro. A tre Coromon, quindi infatti ne prendiamo abbastanza. Cosa carina, ok. Altro Scippo d'Oro. Quello tanto, mi farà abbastanza male, però mi ha colpito solo una volta, fortunatamente. La confusione se ne va prima o poi. Corna scottanti. Ok, cambiamo Pokémon. O meglio, cambiamo Coromon. E mandiamo Fiddly. Può dare tante, non dovrebbe farci molto, ha anche molta difesa, Fiddly, eh? Non solo attacco. Tenaglia furiosa e addio Mino. Potenziale, ottimo. Attacco fisico, velocità e altra velocità. Lumon. Graffio e addio. Aia, questa fa male. Ecco perché voglio tirargli sulla velocità questo qui, Fiddly. Ha un frutto da mangiare, no? Butterbeat, sale. Prova. Ah, tipo ghiaccio lui, ok. Super efficace fuoco. Noi fuoco non ce l'abbiamo, però abbiamo graffio. E gli fa parecchio male. Assorbimento mi sa che qui Fiddly ci lascia. Sì. Addio Fiddly. È stato un piacere servire con te. Mandiamo Elsie. O Butterbeat. Mandiamo Butterbeat. E facciamogli usare pugno propulsore. Dovrebbe riuscire a tirarlo giù in teoria. Ok. Buono. Tu e la tua squadra vi siete allenati abbastanza. Eh sì. Ci siamo anche presi un repellente un po' random in giro. Ok, L è attivata. Ora possiamo andare da questa parte. E immagino anche da qualche altra parte. Tipo qui sotto, no? Andiamo a vedere, eh. Qui no. Mi servirebbe la D da qualche parte, trovare la levetta della D. Riattiviamo la J. Così da poter passare qui sotto. Ecco, ora possiamo andare qui sotto, immagino, esatto. Dove c'è un altro allenatore. Lascia che analizzi le tue tecniche di lotta. Va bene, Terry? Hai due Pokémon, quindi penso non sia utile farti Shippo. Ma anzi, meglio mandare subito Araora. O Aroara, meglio. Tenaglia furiosa non ci fa nulla. Anche se ci colpisce tre volte. E noi invece siamo morso gelato. Niente male. Magari ora colpiscimi una volta, no? Ecco, bravo. Graffio. Digmo è salito a livello 22, ottimo. E ha risvegliato parte del suo potenziale. Continuiamo con l'attacco e la velocità. Bitterbeat ha risvegliato anche. Butterbeat ha risvegliato anche il suo potenziale. Velocità. E attacco speciale. Bello questo, chi è? Buzzer. È elettrico. Sarà l'evoluzione di Buzz Lair? Può darsi. È
È elettrico, quindi gli fa male lo squarcio. Vai, graffio. Corpo statico mi ha paralizzato, infame. Taser, vabbè, ero già paralizzato, quindi sono letteralmente immune. Colpo di fulmine. Che botta, però. E mi toglie anche l'energia. Ok. Questo Pokémon è fortissimo. Livello 22 per Aroara. E Terry sconfitto. Prendiamoci questo strumento. Tortapombo, va bene. Ah, strumentino nascosto. Torta PS. Ok. Ora però c'è da capire bene cosa fare qui. Perché se io attivo questa K, rimango letteralmente chiuso dentro. Perché questa è la H da attivare. Posso attivare questa H qui da quest'altra parte. Tornare su. Scendere qui. Per non fare nulla. Per poi attivare di nuovo una K. Che mi apre cosa alla fine, però. Infatti mi chiude questa. Non ha molto senso. Questa deve rimanere giù. Poi quest'H che chiude quella porta lì va bene. Perché mi apre questa. Devo aprire la J. E la J è... Questa mi chiude... L'H lì. Serve a niente per adesso. Ok, non sto vedendo la levetta io, perché mi sta sfuggendo sul muro dov'è. La leva della D. Ah, è qui dentro. Ok, devo semplicemente attivare la A. Ero stupido io. Ok. Vai, D. Strumentino qui. Nada. E si può salire. Abbiamo superato anche questo piano. E tecnicamente abbiamo preso un checkpoint, no? Checkpoint raggiunto, sì. A questo punto sapete cosa faccio? Torno al centro Pokémon, curo i Pokémon e torno qui. Rieccoci qui, appunto, al terzo piano. E continuiamo. Non ho fatto sostanziale modifica alla squadra né niente. Ho semplicemente curato i Pokémon. Oh, questi. Ok. Battiamo questo allenatore. Un addestratore, che facciamo? Combattiamo? Sì, io continuo a chiamarli Pokémon e continuo a chiamarli allenatori, anche se sono Coromon e sono addestratori. Ah, l'evoluzione di Peterbite. Di Peterbit. Finalmente, l'abbiamo trovata. Tipo, sempre normale. Ok. Usiamo artigli subdoli. Non ne vale la pena usare Ship d'oro, confermiamo la teoria. Ha un solo Coromon, quindi dovrebbero essere pochi, infatti. Ok, teoria confermata. Usiamo palla di sabbia ora. Che botta però. Pure il frutto mangia. Cambiamo Coromon e mandiamo contro di lui Fiddly. Colpo, va bene, lo dovrebbe reggere. E poi andiamo di Tenaglia Furiosa. Dai, un solo colpo, ma che sfiga. Dai, un'altra Tenaglia Furiosa. Pugno propulsore farà male, speriamo di non tentennare. Ok, buono. Niente, continua a colpire una sola volta, cioè questa cosa è stupidissima. Ok. Battuto. Butterbeat al 17. Non sono abituato a vedere addestratori qui. Sono in pochi a voler raggiungere il titano. Appunto. Prendiamo questo strumento, il frutto Duria. Ok, la scottatura. Ma direi che per questo episodio, che è durato tanto, è tutto. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Nel prossimo sono abbastanza sicuro che incontreremo questo famigerato titano, quindi non perdetevelo. Grazie.
e al prossimo video!